La solidarietà di Lega Ambiente di Milano e della Lombardia. Ho appena lasciato la sede di Lega Ambiente e mi hanno detto che i nostri associazioni, i nostri circoli, i nostri militanti, i nostri volontari sono vicini a voi. Noi abbiamo una particolare attenzione verso il treno, ma vogliamo ricordare a Moretti, e l'abbiamo fatto in più di un'occasione, che l'Italia non è soltanto la mobilità da Milano a Roma. L'Italia è una cosa più vasta e ha bisogno di essere servita. E il vostro servizio era un servizio che andava a pennello per l'Italia. L'alta velocità sta portando male alla testa di Moretti. L'ultimo esempio delle quattro classi dimostrano quale sia la volontà del vostro amministratore delegato e presidente, quella di usare l'alta velocità per acquistare meriti e magari rimanere in sella con l'ennesimo governo che cambia. Ma il problema della mobilità non si risolve soltanto con l'alta velocità. In Italia, nonostante l'avvento dell'alta velocità, il mercato dei trasporti è diminuito. Peggio che negli altri paesi europei dove invece l'alta velocità ha tirato su il mercato. Noi non siamo convinti che la domanda di trasporto per i treni letto non ci sia. Noi siamo convinti che Moretti non la vuole e non è capace di fare un'offerta di trasporto. Non solo, ma ha bisogno di recuperare spazi e clienti, perché sennò farebbe una brutta figura con tutti i soldi che sono stati spesi per l'alta velocità. Non dico una cosa nuova se vi ricordo che da Torino a Milano l'alta velocità è vuota, non dico una cosa nuova se vi dico che da Napoli a Roma ci sono 6 linee di binari e hanno dovuto sopprimere i treni degli altri 4 binari per far riempire un po' l'alta velocità e i primi anni la Napoli-Roma è stata praticamente deserta. Noi riteniamo che oggi in Italia c'è un problema di trasporto pubblico e questo problema, così come lo sta affrontando Moretti, non è il modo migliore per risolverlo. Le merci sono tutti su camion, i passeggeri, se hanno il desiderio di arrivare al sud, hanno bisogno di prendere o l'aereo o l'auto o l'autobus. Non è collegata come gli altri paesi stranieri da compagnie low cost in tutto il sud. Il trasporto nord-sud ha bisogno del treno. Se Moretti non lo vuole fare, lo lasci fare a qualcun altro. Non può ritirarsi. Non può ritirarsi e dire via me non c'è più nessuno. Se voleva lo poteva fare, lo annunciava con un anno, diceva queste tracce orarie qua sono libere. Ma mi spiegate perché la rete ferroviaria italiana dovrebbe essere contenta ad avere tutta la notte liberi i binari senza nessun treno che ci viaggia sotto? Il problema di separare la rete dall'attività commerciale di Moretti è questa una delle questioni che vi ha portato voi in questa situazione e non è soltanto un problema dei lavoratori della vagone letto, è un problema di tutte le regioni italiane che predicano di volere fare più trasporto pubblico e poi dopo quando si trovano sedute con Moretti si cagano, scusate l'espressione, sotto e lasciano andare. Il vostro problema è un problema di rilancio del trasporto pubblico italiano che non c'è, nonostante sia chiaro a tutti voi che le ferrovie dello Stato si pigliano 6 miliardi l'anno di contributi pubblici e se mi devo pigliare 6 miliardi per scoprire che nella quarta classe ci vanno solo gli immigrati, io non ci sto a fare un'alta velocità con le porte chiuse. Bravo, bravo. Vergogna, 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 vergogna! Perché i bar possono essere utilizzati soltanto dalle tre classi superiori.
deve essere preso in mano non soltanto dal sindacato con un pochino più di criterio, ma anche dalla classe politica nel suo complesso. Se c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire come si può muovere il trasporto pubblico, noi di Legambiente vi saremo vicinissimi, ci teniamo moltissimo, ci muoviamo in bicicletta, a piedi e in treno soprattutto, la mia è qua dietro di bicicletta, vogliamo che l'Italia si muova per poter affrontare i problemi dell'ambiente e dell'inquinamento sempre più in treno. Togliere i vostri treni da nord a sud sarebbe davvero criminale, lotteremo con voi contro questa soluzione per aprire il mercato a nuovi vettori, per consentire a voi di poter lavorare magari cambiando azienda, ma non di lavorare a spizzichi e bocconi in qualche regione con qualche contratto da precario, ridandovi la vostra dignità e ricordando a Moretti che se i treni letto costano tanto non è perché c'è un ferroviere ogni due carrozze letto, ma perché il baraccone è un baraccone che deve finire. Questo è il punto, non siete voi i costi di Moretti, sono i costi della gestione di Moretti che lui vuole scaricare su di voi. Questa è la verità sulla quale è possibile andare oltre i lavoratori e la solidarietà dei delegati di altre aziende in lotta per far capire al Paese che la vostra non è una battaglia peregrina, ma è una necessità impellente per il cambiamento, per la riforma e per il rilancio ai trasporti. Senza stipendi adeguati non possiamo farci togliere anche i treni interregionali. Come facciamo a viaggiare?